Signori, buonasera e benvenuti al nostro consueto appuntamento del martedì dedicato al pianeta giovanile viola. Come sapete, ormai attività incentrata sul campionato primavera, anche se da un paio di riunioni sia a livello dilettanti che a livello di CONI parrebbe che all'orizzonte si possano riaprire i campionati giovanili, segnatamente dall'under 18 in giù, 18, 17, 16, 15, come i campionati giovanili regionali di altri sport, come per esempio il calcio a 5. Dunque vediamo quello che ci ha riservato questo weekend, laddove dico che domani verso metà pomeriggio registreremo un'aggiunta, perché la Fiorentina va a giocare infrasettimanalmente alle ore 13 a Ferrara il match della nona giornata contro la SPAL. Dunque noi aggiungeremo quello che ci sarà arrivato dall'impegno dei Viola. Viola che purtroppo sono tornati amaramente a Firenze in una piovosa domenica pomeriggio al tramonto del sole, sconfitti a Monteboro nel meraviglioso centro giovanile empolese dall'Empoli per 3-1, laddove davanti a Rocco Commisso, Gio Barone e tutto lo staff del settore giovanile viola l'avevamo sbloccata con Spalluto. Poi nella ripresa, a forza di sbagliare gol e non raddoppiarcela, la pareggiava Valdanzi, la ribaltava Lipari, la triplicava a praticamente tempo scaduto Valdanzi in contropiede con tanto di scavetto. L'Empoli dunque ci batte e ci raggiunge in classifica a 9 punti. Dunque intanto vi dico e vi ricordo le formazioni delle squadre, poi vi lascio alla sintesi da violachannel.tv e l'intervista ad Aquilani realizzata da Ettore Centani e dai suoi collaboratori. Empoli è andata a vincersela in rimonta con Biagini, Donati, Rizza, Asiliani rilevato da Fazzini, Siniega, Pezzola, Siribe, Belardinelli, Lipari, Valdanzi, Lombardi nella ripresa dopo 10 minuti e Kong, allenatore il signor Boucher, ex empolese. La Fiorentina ha replicato con Riccò tra i pali, a lungo protagonista, Frison, Ponzi, Milani dal 34esimo della ripresa, Chiti, Fiorini, Corradini, Pierozzi, Bianco, Spalluto, nella ripresa entrato Di Stefano, Agostinelli rilevato da Amatucci, Monteanu, allenatore Aquilani, ha arbitrato la signora Ferrieri di Livorno, i collaboratori sono stati Valente e Zezza, i gol al 23esimo del primo tempo Spalluto, al 24esimo della ripresa Valdanzi, KO empolese inferto alla Fiorentina, un 1-2 tremendo con il gol di Lipari a raddoppiare immediatamente la bisogna empolese, al 45esimo il non c'è 2 senza 3 ancora di Valdanzi, fuga e scavetto vincente sull'uscito di Riccò. Dunque linea alla regia di Tele Firenze Però Super Sport canale 196, Enrico Milano che comincia a lavorare, la sintesi è quello che ci arriva dal centro sportivo empolese di Monteboro. Torniamo qui dopo per proseguire e dirvi che cosa è successo. Linea alla regia. Empoli Fiorentina è la quinta giornata, il recupero della quinta giornata del campionato primavera 1, con le squadre che stanno rigiocando tutte le partite che non si sono disputate nell'autunno per l'interruzione, il derby toscano. Entrambe arrivano da due vittorie consecutive fra campionato e Coppa Italia, con Empoli e Fiorentina che hanno raggiunto i quarti di finale della competizione. Attacca l'Empoli a inizio gara con il destro di Aslani che viene parato con estrema facilità dal portiere Ricco. La Fiorentina però si fa vedere con un'azione in mischia, poi arriva un destro che si stampa sulla traversa, splendida conclusione che va a finire direttamente sulla traversa. Fiorentina che cerca di fare la partita al centro sportivo Monteboro, ci riesce perché al 20esimo Pierozzi brecca sulla destra Rizza, mette il cross, colpo di testa da parte di Spalluto che trova il gol del vantaggio
per la Fiorentina. Gran girata di Spalluto, che è bravissimo a trovare la porta per il gol del vantaggio da parte della Viola, con la girata decisiva da parte di Samuele Spalluto. Terzo gol in campionato per il numero 9. Empoli che cerca di farsi rivedere dalle parti di Ricco, ci prova con un colpo di testa di Siniega, la palla si ferma sul fango di un terreno di gioco al centro sportivo Monteboro, molto complicato per entrambe ovviamente le formazioni, tanto fango, tanta pioggia negli ultimi giorni, quindi terreno molto difficile con falsi rimbalzi. Il cross dalla sinistra a cercare una sponda di testa da parte di Lombardi, che non è riuscito a entrare in partita nel primo tempo, ma in generale tutti gli attaccanti dell'Empoli non hanno brillato nella prima frazione di gioco. Ci prova ancora Baldanzi, che mette un cross, è bravo Ricco ad anticipare gli avversari in uscita e a toccare il pallone che va a finire poi sulla fascia destra, sul controcross. Nulla di fatto per gli attaccanti dell'Empoli, che colleziona parecchi calci d'angolo nel primo tempo. Sugli sviluppi di uno di questi va a strozzare la conclusione Lipari, che trova l'intervento del portiere avversario Ricco. Fiorentina che si fa vedere in contropiede con la discesa di Montiano, che calcia alto con il sinistro, finisce praticamente con questa azione il primo tempo e si va alla ripresa, una ripresa in cui la Fiorentina inizia con un ottimo piglio la gara, va subito vicina al gol del 2-0. Pierozzi ancora per Spalluto, come nell'azione del gol, stop di Spalluto e sinistro direttamente sulle gambe del portiere Biagini, più un errore di Spalluto che una gran parata del portiere avversario. Empoli che ci prova su punizione con Asdani, ma Empoli che sembra addirittura perdere il ritmo che aveva un po' iniziato ad avere all'inizio del secondo tempo. Qui Spalluto fa il difensore perché ha una palla sul sinistro nell'area piccola e quasi la spazza dall'area di rigore dell'Empoli. Fiorentina che sembra più volte vicina al gol del 2-0, ma l'Empoli ci prova da palla inattiva, prova con un destro da parte di Lipari che finisce alto sopra la traversa. Ci prova Boucher con mosse come quella di Ekong, toglie anche Sidibé, ma la Fiorentina va ancora vicina con un colpo di testa di Chiti al gol del 2-0 sugli sviluppi di un calcio di punizione. Empoli che attacca dalla destra con il cross di Donati, che è un cioccolatino per la comoda uscita da parte di Ricco, che si ritrova il pallone fra le braccia. Insiste l'Empoli che trova l'episodio chiave a metà del secondo tempo, botta di Asdani, la parata e respinta corta di Ricco, arriva Baldanzi che è mancino ma calcia al volo col destro da posizione ravvicinata sotto le gambe del portiere, facendo 2-0, pardon, facendo 1-1 ovviamente, e evitando il 2-0 della Fiorentina e pareggiando per l'Empoli. Rivediamo la parata di Ricco, non sufficiente a portare il pallone fuori dalla portata degli attaccanti dell'Empoli, un po' pigri i difensori della Fiorentina a rientrare. Empoli che insiste, blackout Fiorentina, palla sulla sinistra per il destro fantastico a giro di Lipari, il gol del 2-1 dell'Empoli che sorpassa in 3 minuti, era sotto 0-1 e si porta in vantaggio 2-1, partita che si innervosisce tantissimo da questo momento in poi. Bravissimo Lipari a coordinarsi e a calciare in maniera perfetta, trovando il secondo palo e battendo l'incolpevole Ricco. Fiorentina che ci prova a riversarsi nella metà campo avversaria, un colpo di testa con l'uscita del portiere, Pierozzi calcia, non credeva che il gioco fosse continuato con il portiere che era uscito e mette sul fondo. Fiorentina che poi sbaglia un altro gol di testa con il nuovo entrato Amatucci, aumenta il rammarico. Empoli che ci prova in contropiede, buon lavoro di Ekong, match winner in Coppa Italia con la SPAL, sinistra a giro di Baldanzi con la parata, la respinta in calcio d'angolo da parte di Ricco. Siamo nei minuti finali della partita, siamo all'89esimo, grande azione tutta di prima dell'Empoli, Baldanzi, pallonetto, scavetto delizioso per il suo quarto gol in campionato. Il capocannoniere dell'Empoli fa 3-1, doppietta nel derby toscano. Empoli che praticamente mette in ghiaccio la partita con questo pallonetto delizioso da parte del suo numero 10. Nulla può Milani, che si tuffa nel tentativo di salvare sulla linea, ma non ci riesce, non c'è più tempo per la Fiorentina, finisce 3-1 per l'Empoli. Alessandro, forse è un risultato un po' troppo ampio alla luce di quello che si è visto in campo. Sì, anche perché
Abbiamo avuto, penso, 8 o 9 palle chiare per far gol. Non abbiamo buttate dentro, loro con 3 tiri hanno fatto 3 gol. Poi uno quando vede il risultato vede 3-1. Però la partita potevamo tranquillamente chiuderla su 1-0. Abbiamo avuto 2 palle clamorose. E più, purtroppo il calcio è questo. Siamo stati ingenui, stupidi. Qualche errore di troppo anche da parte dell'arbitraggio, ma non possiamo attaccarci a queste stupidaggini, perché la colpa oggi è solo nostra per il fatto che abbia sbagliato così tanti gol. Poi sappiamo che venire a Empoli non è mai una partita, perché tra pubblico, panchina, giocatori, più una battaglia, e siamo stati ingenui su molte situazioni noi. Ora per fortuna mercoledì c'è subito un'altra partita, quindi testa alla spalla e concentrati su questa nuova gara. Sì, fortunatamente tra 2 giorni partiamo già per Ferrara, possiamo subito rifarci, ricaricare le pile per fare assolutamente 3 punti, per tirarci fuori da questo risultato che non meritavamo. Alle Caldine, dove si allena la primavera, subito in campo per riprendersi dalla sconfitta contro l'Empoli. Settimana Tour de Force, prossime partite fondamentali per la primavera. Sì, sì, l'avevamo già detto, questo mese è un mese intenso dove ci sono tante partite riavvicinate, quindi sicuramente sarà diverso, perché magari non sono abituati i ragazzi a giocare con questa frequenza, però siamo allenati, siamo pronti. Chiave di volta contro la SPAL, la soluzione per quella partita, quale potrebbe essere? Ma io credo che loro devono continuare a fare quello che stanno facendo e avere ancora più autorevolezza e convinzione che stanno facendo qualcosa di molto molto importante, perché anche ieri, nonostante la sconfitta, io posso recriminare veramente poco. Ho creato 12-13 palle gol e si può sbagliare, perché comunque sia siamo in una fase di crescita dove sono ragazzi che devono migliorare e magari qualche atteggiamento difensivo, qualche la voglia di magari di non perdere o essere in alcuni frangenti meno belli, magari si può migliorare, però fa parte della crescita, e come quando vinciamo, anche quando perdiamo, analizziamo e diciamo quello che secondo noi è giusto e quello che è sbagliato. Un po' di sfortuna ieri e essere poco cinici forse a volte. Sì, no, ma la sfortuna a me non mi piace, io è un termine che preferisco proprio abolire, perché poi qualcuno magari ci sguazza sopra, e quindi non è sfortuna. Magari essere cinici vuol dire che ci dobbiamo allenare meglio, perché se sbagliamo 13 palle gol, di cui 7-8 clamorose, vuol dire che bisogna migliorare, bisogna che capiscano che poi per vincere le partite bisogna buttarla dentro. Cosa è mancato contro l'Empoli? Sicuramente è stata una partita difficile, dove dovevamo cercare di gestire un po' meglio il risultato. La partita si è messa un po' in modo difficile, dovevamo gestirla un po' meglio. Tour de force di partite molto importanti in questa settimana, a partire dalla SPAL. Sì, la SPAL sicuramente è una partita difficile, dovremo affrontarla al meglio e sicuramente sarà una bella occasione per riscattarci subito da questo risultato negativo. Senti, uscendo un po' dal campo per conoscerti anche un po' meglio, qual è il tuo giocatore idolo? Diciamo che pensandoci, a me piacciono grandi giocatori come Cristiano Ronaldo, diciamo che appassiona tutti, anche se della nostra squadra rivale, anche. Sicuramente. Certo, è un mito assoluto del calcio. Però stando tutti questi primi mesi in prima squadra ho avuto l'occasione di apprezzare molti giocatori della prima squadra da vicino. Chi ti ha dato un po' di spago, insomma, chi ti ha fatto sentire a casa? Con Caceres ho avuto sicuramente un bel rapporto. E ha cercato di aiutarmi a introdurmi nel gruppo. Mister Aquilani, che cosa vi ha detto dopo questo? Mister Aquilani ci ha fatto rivedere la partita, ci ha fatto vedere gli errori, sia individuali che di squadra, di gestione, e ci ha comunque fatto i complimenti, perché dal suo punto di vista la partita era stata affrontata nel modo giusto, però dobbiamo accettare anche che ci sono stati degli errori. L'appuntamento con il Viola Blog torna domani, vi ricordo però la primavera giocherà contro la SPAL in diretta sui nostri canali mercoledì ore 13. Poi grazie, torniamo in collegamento questa settimana, servizi da fuori Firenze in stream per tutti i nostri appuntamenti del pomeriggio. Andiamo a vedere, ricordandovi che su www.firenzeviolasupersportlive.com, tabellino, cronaca testuale diretta, tutte le fotografie di Giacomo Morini, circa una cinquantina, dunque ancora un servizio fotografico straordinario, praticamente in live della partita, che è
transitato sul nostro sito quasi in tempo reale. Purtroppo non è servito, non abbiamo portato fortuna alla Fiorentina, e Ettorino Centanni, che lavorava accanto a me, a un certo punto si è lasciato scappare la fatale affermazione. Speriamo che il calcio non ci dia sorprese negative. L'aveva appena detto l'Empoli, prima pareggiava, poi raddoppiava e poi anche triplicava. Il vecchio detto verde, gol sbagliato, gol subito, si spaventa ancora una volta. I risultati del turno, ricordo, siamo andati a completare la giornata numero 5, che ha visto dunque completarsi con Lazio 0-4, Genoa Bologna 1-2, poi Cagliari Inter 1-1, Milan Sassuolo 2-1, Spal batte Ascoli 4-0, la Juventus battuta in casa dalla Sampdoria 3-1, l'Atalanta che travolge il Torino 4-0, l'Empoli che batte la Fiorentina 3-1. Ricordo che qualche tempo fa, prima dell'interruzione, nella sesta giornata la Fiorentina fu sconfitta al Franchi dalla Lazio 3-1, che poi alla settima i Viola persero a Genova, sponda Genova per 2-1, e all'ottava la Fiorentina sconfisse in rimonta al Bozzi due strade l'Inter, prima di battere il Milan 2-1 nel match valevole per la Coppa Italia. Purtroppo un passo indietro in quel di Empoli. Risultati che sostanzialmente fanno scrivere questa classifica: Roma 21 punti, Juventus 16, Spal 14 a sorpresa, gli Spallini con cui andiamo a giocare domani il match infrasettimanale ore 13, per cui domani verso le 17:30-18 realizzeremo un altro piccolo servizio per aggiornarvi di questa partita, sperando di portare a casa un risultato positivo. Sampdoria 13, Milan 12, Inter 11, con Bologna e con Sassuolo a 9, la Fiorentina raggiunta dall'Empoli e anche dalla Lazio. Cagliari e Atalanta ne hanno 8, Genoa 7, Torino 5, Ascoli Calcio 0 punti. Andiamo a vedere quello che è il tabellino di domani, con alle ore 15 Bologna-Milan, che si gioca in anticipo, poi alle 13 Spal Fiorentina, Atalanta Sampdoria, Genoa Juventus, Lazio Empoli, Torino Cagliari, Ascoli Sassuolo, Inter Roma, che è, diciamo, il match più importante della giornata. Con questo, per l'edizione settimanale di Giovani Pianticelli Viola Crescono, è tutto. Dal sottoscritto Stefano Ballerini, dalla mia redazione, dalla regia con Enrico Milano in azione, è tutto. Ripeto, l'appuntamento è, tra virgolette, abbastanza straordinario. Domani pomeriggio vi diamo l'aggiornamento del match in terra estense, Spal Fiorentina, valevole per il nono turno del campionato primavera. A voi tutti vada la più cordiale buonasera, domani. Rimanete sul 196 ed anche 194 solo e solamente perché in giro, ripeto, c'è più di qualche gelosino. Tele Firenze Viola Super Sport, è tutto lì dalla regia, ci sentiamo in maniera straordinaria domani pomeriggio per gli aggiornamenti del caso. Grazie, è Lina che torna alla mia regia.